Benvenuti a Terra Madre, siamo qui con Alessandra, gestisce una bottega storica del gelato Silvano, confermata maestra del gusto, quindi complimenti. Ecco, la prima domanda che faccio a tutti i tuoi colleghi e colleghe è: cosa ti ha portato a far parte della rete Maestra del Gusto a livello di aziendale? Allora, prima di tutto ritengo che sia un progetto favoloso, noi infatti facciamo parte dei Maestri del Gusto fin dalla prima edizione. Credo che sia che dia valore a tutto quello che sono le botteghe del territorio, e credo che il valore aggiunto sia dato dal fatto che gli danno lustro. Non è solo una questione semplicemente commerciale, ma che in qualche modo ricordano la storicità, l'artigianalità e tutto quello che deve essere realmente una bottega, un maestro del gusto. Ecco perché ritengo che sia uno dei premi, per me è stato uno dei più premi, se lo vogliamo chiamare premio, più ambito, tanto che ho lasciato perdere altri tipi di premio, ma quello per me rimane storico, importante, veramente, quando si intende da altri tempi. Tu sei una professionista, un'imprenditrice, cosa significa oggi però gestire una bottega storica in Torino? Allora, diciamo che Torino è una bellissima città, una città secondo me, per così dire, sabauda, quindi estremamente elegante, però ad oggi bisogna rivitalizzare tutto quello che è il mondo commerciale. Come dicevo prima, i maestri del gusto fanno questo. E come donna dico che gestire alcuni tipi di attività, prima di tutto, vabbè, è sicuramente fantastico. Al contempo è un'avventura sempre nuova, perché devi mantenerti legata alla tradizione e al contempo rendere il tuo mondo, quello che è la tua bottega e in alcuni casi anche il tuo prodotto, secondo me innovativo. Quindi magari aggiornarsi, per esempio noi nel tempo lavoravamo così, è diventato importantissimo il senza glutine, noi infatti siamo certificati AIC, è diventato importantissimo seguire alcuni tipi di intolleranze, lavorare come si lavorava già una volta con dei prodotti estremamente materie prime ad altissimo livello, ma anche riducendo magari gli zuccheri, che fa sì che in qualche modo vai incontro a un cliente che ha delle problematiche superiori, quindi c'è una crescita costante ed è importante secondo me continuare a lavorare su se stessi e quindi sulla propria bottega, sul proprio lavoro, sulla propria attività. Allora, Alessandra, buona Terra Madre, buone degustazioni qui in Camera di Commercio e buon tutto. Grazie mille a voi.